Konnichiwa everyone, qui è Dada-chan. Benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Finalmente torniamo con i video tag. Questo è un tag che ho visto sul canale di Chibi is the Way, che io adoro, e quindi vi lascio qui sotto, diciamo in descrizione, il suo video se volete andarlo a vedere. Questo è un video tag dedicato ai libri principalmente, ma io l'ho trasformato anche in un video manga tag, quindi insomma per ogni cosa vedrete sia, per ogni domanda vedrete sia un manga che un libro. Direi di partire subito. Ci sono libri, manga che hai iniziato quest'anno e che devi terminare? Allora, per quanto riguarda i libri, Le streghe di Salem di Stephen King, lo sto leggendo in ebook. Sì, sono rimasta un pochino indietro, ahimè, perché comunque sì, ho dovuto dare la precedenza ad alcune collaborazioni, quindi di libri di case editrici che mi dovevano arrivare, e lo dovevo leggere, pensate, per più o meno il periodo di Halloween, quindi è passato un po' di tempo, l'avevo iniziato, però so dirvi ancora poco di quel libro perché stavo proprio all'inizio, quindi spero di riuscire a terminarlo per la fine dell'anno. Mentre per quanto riguarda i manga, sto facendo una rilettura, appunto perché lo faccio sempre, di una serie, e da molto tempo mi porto dietro questa serie e sto parlando appunto di Dragon Ball. Sì, l'ho letto varie volte in realtà, però lo volevo rileggere prima di iniziare Super, e proprio per questo sono arrivata al numero 31 della mia edizione e sono 34, quindi ho appena sono appena arrivata alla saga di Majin Buu e devo riuscire a finirlo, se ci riesco, prima della fine dell'anno, speriamo. Hai un libro manga autunnale di transizione verso la fine dell'anno? Allora, autunnale verso la fine dell'anno no, però posso dire natalizio. E infatti ogni anno verso Natale più o meno mi leggo un libro dell'edizione illustrata di Harry Potter, che le amo, e l'anno scorso infatti ho letto La pietra filosofale. È stato bellissimo leggerlo sotto Natale, è stato magnifico e ancora più natalizio, possiamo dire, e proprio per questo quest'anno spero di riuscire a leggere il secondo, quindi Harry Potter e la Camera dei Segreti, per avere appunto un Natale ancora più magico. Mentre per quanto riguarda i manga direi di no, perché comunque sia io li leggo più o meno durante tutto l'anno e non mi sembra di averne uno legato alle festività, almeno pensandoci adesso così. C'è una nuova uscita che stai aspettando? Allora, per quanto riguarda i manga, sì, prima della fine dell'anno, e sto parlando appunto di Il riccio innamorato, che spero di acquistare presto, forse per quando vedrete questo video, forse sarà già uscito, non lo so, però io lo attendo, sono molto molto curiosa, mi attira molto come cosa, dovrebbe essere appunto uno shoujo manga, e l'autrice mi sembra di non conoscerla, quindi sono molto incuriosita. Mentre per quanto riguarda i libri, direi per il 2017 no, forse nel 2018 dovrebbe uscire qualcosa di cui sono interessata, o comunque sia qualche seguito di qualche saga che sto acquistando, e quindi insomma sì. Quali sono tre libri manga che vuoi leggere prima della fine dell'anno? Allora, come ho già detto, per quanto riguarda i libri, Harry Potter e la Camera dei Segreti. Poi ci sta anche se penso che non ce la farò mai, ne sono sicura, la saga di Silver. Vale a dire appunto, sono tre libri di Kerstin Gere, che è la stessa della saga delle gemme Red, Blue e Green, che io ho amato. Quello parlava di viaggi nel tempo e questo parla di sogni, quindi una ragazza che dovrebbe viaggiare nei sogni. So solamente questo per adesso, è una vita che me lo porto dietro e quindi penso di averlo già mostrato in alcuni video, però spero di riuscire a recuperarlo presto perché comunque se non è neanche tanto lungo. Un altro libro credo non ce ne sia per il momento, anche se probabilmente me ne vorrò comprare uno sotto Natale dedicato al Natale, ecco appunto, magari quelli della Newton Compton sarebbero perfetti proprio per il periodo natalizio. Mentre per quanto riguarda i manga, appunto, vorrei terminare, come ho già detto, Dragon Ball, vorrei iniziare Super, appunto, che ne sono usciti tre subito dopo Dragon Ball, e subito dopo ce ne stanno altri.
ad esempio vorrei leggere moltissimo anche Arrivare a te, vorrei iniziare almeno a leggerlo perché sono tipo 28 numeri usciti in Italia e sta per terminare, e ho visto l'anime, mi era piaciuto tantissimo e spero quindi di riuscire a leggerlo. L'ho recuperato tutto, però è sempre rimasto lì a prendere polvere e quindi spero di riuscire a leggerlo presto, forse per la fine dell'anno spero di iniziarlo. In più vorrei recuperare un manga perché ho letto il primo numero e mi è piaciuto molto, e sto parlando del Ventaglio Scarlatto. Questo me l'hanno regalato a Lucca Comics quando avevo acquistato molti manga allo stand, mi sembra, dello Star Shop, e quindi l'ho letto così solo per curiosità perché me l'avevano regalato, sono stati gentilissimi e mi è piaciuto molto, quindi credo che piano piano inizierò questa saga ad acquistarla. E comunque, se vi siete persi il video del Lucca, degli acquisti, ve lo lascio qui sopra sulle schede. C'è un libro manga che potrebbe ancora stupirti e diventare il tuo preferito dell'anno? Addirittura il preferito dell'anno? Un po' difficile. Comunque, io direi che c'è un libro che mi ha sempre incuriosito molto e che ho da parecchio nella libreria lì che vorrei leggere, e sto parlando appunto di Prima di domani. È un libro che da come ho capito ne è uscito il film, infatti la copertina è inerente al film che io non ho visto, proprio perché volevo leggere prima il libro, e dovrebbe parlare di viaggi nel tempo, dovrebbe essere un po' drammatico da come ho capito, e in stile young adult, non so dirvi altro per adesso, però sapete che io amo i viaggi nel tempo e anche gli young adult, quindi può darsi anche che possa piacermi molto perché le tematiche sono, diciamo, proprio le mie sostanzialmente, però tutto può essere, insomma, non saprei dire. Un altro libro che credo mi stupirà, anche se mi sono sempre rifiutata di leggere proprio per via della tematica, è Colpa delle stelle, che mi avete consigliato in tantissimi, di John Green, e quindi credo che recupererò presto, prima o poi, perché mi è venuta voglia, ahimè ragazzi. Sapete che mi piace molto John Green, però questa è una lettura che non ho mai voluto affrontare proprio perché è molto molto triste, secondo me, da quello che mi hanno raccontato, quindi solamente per questo. Però sono quasi sicura che se lo leggessi diventerebbe uno dei miei preferiti. Mentre per quanto riguarda i manga direi di no, anche perché non ci sono nuove serie particolarmente interessanti che non ho ancora affrontato, insomma, quelle che mi piacciono le sto già leggendo, quindi nuovo che potrebbe diventare un manga dell'anno per i miei gusti non credo. Ultima domanda: hai già iniziato a pianificare le tue letture per il 2018? Ebbene sì, certo ragazzi, e anzi vi dirò di più, le vedrete in un video che probabilmente uscirà o a fine dicembre o proprio inizio 2018, proprio per parlarvi di quello che mi piacerebbe leggere in questo 2018. Bene ragazzi, le domande finiscono qui. Spero che questo video tag vi sia piaciuto. E a questo punto quindi io taggerei Leila Marmottina, SissyTube e Noemi Booklover e anche Spiccicallen, mi raccomando. Mi piacerebbe tantissimo se voi riproponeste questo video e sono veramente curiosa di vedere le vostre risposte se ancora non l'avete fatto. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Dada Chan vi saluta e ci vediamo in un prossimo video ragazzi. Ciao!